j'ai peur de l'indigestion. On se goinfre tous sans vergogne, comme des porcs, ah oui. Comme des porcs. Les enfants, on vous laisse la croûte. J'espère que ça vous fera autant de plaisir qu'à votre beau-frère. Eh sì, che ha detto? Ha detto, speriamo che vi piaccia. Ah, io non credo che c'è roba per te, perché che sono roba pesante. Che roba è? Sono salsicce, maiale, montone. Ah, buono, buono. Beh, ma te ti fa male? Per uno così, ma io ho l'ulcera. Le malacce? L'ulcera del suo male. E appunto per questo dico non puoi mangiare. No, 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 appunto per questo devo mangiare molto, perché è ulcera solitaria. Ti abbuffi come se fosse l'ultima volta che mangi. Ah, senti, preferirei mangiare qualcos'altro. Adesso penso solo a riempirmi. Oh, chi lo sa. Ah, senti, io non voglio parlare di com'è fatta. Io mangio e basta. Il montone fatto così è proprio la morte sua, sa? Se te lo mangi tutto è la tua. Che ti prende bello? Il cibo poi non è così malvagio. Che ti succede? Ti senti stai male? Strizzando? Ehi, stai calmo. È grave. Sta bene, amico, era soltanto una burla. Ah, la mia ulcera. Ho la pancia sotto sopra. Forse vostra maestà non patirebbe tanto se non se ne stesse tutto il giorno sul suo grasso culo a ingozzarsi come un porco. E per finire, monsieur, posso offrire una mentina? Oh, monsieur, è solo una piccola mentina, sottilissima. Vaffanculo, sono pieno. Oh, monsieur. È solo una sfoglia sottilissima. Senta, non potrei mangiare nient'altro, sono proprio pieno. Zuppa di fagioli, insalata mista e gelato di crema. Possono essere stati i funghi o il cuore. Nessuno ce l'ha con te, Anna, quindi non fartene una colpa. Non preoccuparti. Lui era vecchio. Era anche delicato di stomaco. Hai sentito quello che ha detto il dottor Bordon? Voglio consultare un dottore. Ah, davvero? Un dottore italiano. No, tedesco. Il migliore che c'è! Avrete il dottore quando avrete detto chi siete, non prima. E basta strafogarvi per la miseria! Vedi, te l'avevo detto, Wayne, questo cibo può ucciderti. Gli spaghetti possono uccidere. Il cameriere dice che un tizio è entrato. Ma sta con la faccia in un piatto di spaghetti, di sicuro da 45 minuti. E non avete controllato se dà segni di vita? Ma parlo arabo? Non può respirare, a meno che non ha polmoni che vanno a salsa di pomodoro. Il profumo non è male. Assaggio. Com'è? Piccante? Te l'ho detto e te l'ho ripetuto di non indulgere troppo frequentemente nei cibi eccessivamente piccanti. Quella roba ti ucciderà. Va a farti fottere. Oh, monsieur. Di qualcosa, non fare le facce, di qualcosa per la miseria. Quindi ha mangiato fino a scoppiare? Non è proprio scoppiato, non completamente. Era in fase di emorragia interna e presentava un ematoma nel retto e nella muscolatura addominale trasversa. Ha mangiato da morire? Sì e no. Perché quello sparo quando sono arrivato? Era uno che aveva digerito male.
Cosa ha fatto? Niente, protestava, borbottava. L'ho messo a posto, com'è andata qui? Nessuna novità. Un'altra macchia sul marciapiede. Mangiato pesante, Portatelo via. Sbrighiamoci. 1, 2, 3.